coinvolgente viaggio durato 5 anni abbiamo sentito la grande responsabilità di occuparci della cosa pubblica, del nostro territorio, dei nostri quartieri e dei nostri cittadini. Poter fare qualcosa di concreto per migliorare la qualità della vita delle persone e dell'ambiente in cui viviamo è senza dubbio l'aspetto più gratificante del fare politica. Ed è per questo che con la Giunta abbiamo scelto e deciso di non occuparci solo della corretta gestione dei servizi delegati dalla città alle circoscrizioni, ad esempio la manutenzione del verde, la manutenzione ordinaria del suolo, i servizi anagrafici, i contributi ai progetti, le borse lavoro e i servizi sociali di territorio. Abbiamo lavorato con la forza delle nostre idee per le politiche ambientali, per la mobilità sostenibile e per il consumo consapevole, stimolando e introducendo nuove forme di comunicazione e partecipazione dei residenti ai veri progetti di trasformazione del territorio. Abbiamo cercato risorse nuove, partecipando e vincendo bandi regionali e internazionali. Abbiamo ricevuto premi e riconoscimenti ai nostri progetti dai ministeri e da enti nazionali importanti. E abbiamo stipulato convenzioni con realtà prestigiose, come il Politecnico di Torino, la Polizia di Stato e associazioni riconosciute in ambito europeo come la Città Possibile. Siamo andati con umiltà all'estero per imparare e studiare i progetti europei migliori. Della città di Torino, della circoscrizione, in particolare di Urban 2, vincendo bandi regionali e internazionali, abbiamo portato fondi per trasformare i nostri quartieri, per dare maggiore sicurezza e per migliorare la qualità della vita dei residenti di Santa Rita e Mirafiori Nord. Ad esempio, Cascina Roccafranca, completamente riqualificata, è diventata un nuovo polo culturale nel quale i cittadini e le associazioni svolgono attività, sviluppano progetti e vivono momenti di socialità. Sono state riqualificate anche Piazza Livio Bianco, il Giardino Urbano Gallarate, l'area ex Pastorino in Corso Sebastopoli, Piazza Omero, Via Gaidano, i Giardini Boccioni, l'area di Via Bellono, il Parco Lineare di Corso Tazzoli. Abbiamo portato a nuova vita l'edificio storico di Villa Moretti a Parco Rignon, realizzando la nuova biblioteca civica, che oggi è diventata uno dei poli culturali più importanti della città. Il nostro è un quartiere con il bollino verde. Abbiamo promosso il consumo consapevole e la mobilità sostenibile. Nel cortile della Cascina Giaione, il distributore del latte crudo fresco di giornata, il distributore dell'acqua e dei prodotti ecosolidali. Abbiamo vinto il bando regionale per la realizzazione della prima grande zona 30 a Torino, sull'asse di via Castelgomberto via Boston. Iniziativa per la riduzione del traffico e dell'inquinamento, volta al recupero di una dimensione di vicinato. Questo progetto ha coinvolto i residenti, i commercianti, le associazioni, le scuole del territorio, con la collaborazione della Città Possibile e il Politecnico di Torino. Noi abbiamo fatto un monitoraggio dei risultati di questa zona 30. Questa piccola riduzione delle velocità di punta ha prodotto un grande risultato in termini di sicurezza. Non ci sono più feriti gravi. Inoltre, gli incidenti rimasti, in ogni caso, si sono ridotti di circa il 70%. Abbiamo introdotto il bike sharing gratuito per incentivare l'uso della bicicletta e, visto il successo ottenuto finora, quest'anno abbiamo ampliato i punti prelievo delle bici. Negli ultimi 2 anni i prelievi sono stati oltre 1.500. Si è puntato in particolare sull'uso della bicicletta, pensandola non solo più come strumento per spostamenti per diporto, ma per spostamenti quotidiani. E ancora il pedibus con le scuole, a scuola a piedi e tutti insieme. Capolinea alla scuola Mazzarello, 4 linee attivate, 133 passeggeri e il coinvolgimento di 78 genitori. Il prato fiorito per ridurre al minimo i tagli dell'erba e colorare la città, che ci è valso il premio Città per il Verde al Salone del Verde di Padova. Del 2009 l'ufficio tecnico della circoscrizione 2 ha seminato a prato fiorito 2 nuove aree verdi che sono agli ingressi della zona 30. Di queste 2 aree verdi abbiamo preso anche un premio a Padova e siamo stati una
l'unica circoscrizione in Torino che è stata premiata per questo progetto. Per l'educazione ambientale abbiamo aperto l'ecocentro di Via Arbe, che oltre a raccogliere i rifiuti e differenziarli, ospita un laboratorio sulle tematiche ambientali e un mercatino del riuso. E ancora il potenziamento delle aree gioco bimbi, 32 aree e ben 234 strutture gioco. Aree cani, siamo la circoscrizione che ne ha di più, ben 9, di cui 3 nuove. E una particolare attenzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche e dei microgradini. Siamo orgogliosi che l'ASL TO 1, che da anni lavora con il supporto della circoscrizione 2, abbia ottenuto una menzione speciale dal Ministero della Pubblica Amministrazione per l'enorme lavoro fatto in direzione della semplificazione. Abbiamo costruito con l'ASL e i sindacati, unici in tutta Torino, il programma delle attività territoriali. Per i servizi sociali abbiamo istituito un'unica sede in via Filadelfia 242, una nuova sede in via Monfalcone per ospitare degnamente i centri diurni per disabili e siamo orgogliosi di aver evitato l'esternalizzazione della comunità alloggio per disabili motori di via San Marino, mantenendo la gestione diretta. Siamo intervenuti per le persone affette da disabilità con il progetto Aladino. Dal 2006 i servizi sociali sono stati riorganizzati e sono stati divisi per fasce di competenza. Abbiamo l'accoglienza, gli anziani, i disabili e i minori. Sono ormai, mi pare, 1.600 anche più cittadini all'anno che si rivolgono ai servizi sociali, vengono accolti e si incomincia a esaminare i loro problemi. Per promuovere pratiche di sicurezza abbiamo attivato la collaborazione con i City Angels, volontari che si sono rivelati una presenza amica sul territorio al servizio dei più deboli. I City Angels sono dei volontari di strada d'emergenza, volontari perché lo fanno volontariamente, di strada perché noi operiamo esclusivamente sulla strada, d'emergenza perché interveniamo in tutte le situazioni di emergenza. Un City Angel non si gira mai dall'altra parte. Abbiamo promosso la nascita della Fondazione Dare per un grande progetto di welfare di quartiere. Distribuzione gratuita di prodotti alimentari ai soggetti bisognosi, in collaborazione con i servizi sociali. Redistribuzione dell'invenduto dei centri commerciali, last minute market, favorendo l'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili o in stato di disagio psichico. Il tutto in via De Canal 34, in locali concessi dalla circoscrizione. È attivo dal 2007 il centro lavoro di Via del Prete, realizzato all'interno del programma comunitario Urban 2, un servizio di consulenza, informazione e orientamento per chi entra nel mondo del lavoro. E ancora, il progetto Facilito per l'area di Via Dina per sostenere la creazione di nuove attività e aiutare quelle esistenti. Per dire come posso incrociare delle domande, delle offerte di lavoro, in modo molto semplice poi alla fin fine, perché spesso si trattava di intercettare situazioni di difficoltà da un lato e cercare di capire come attraverso un tirocinio, piuttosto che uno stage, piuttosto che con azioni semplici che noi potevamo fare come circoscrizione, queste persone potessero essere reinserite nell'ambito lavorativo o perlomeno avvicinate all'ambito lavorativo. Abbiamo sostenuto l'aggregazione sociale, supportando le attività associative, i centri di incontro, le bocciofile e gli spazi anziani. Per citarne solo alcuni, la bottega del giardinaggio, la bottega del cucito, gli spazi anziani di Via De Bernardi e quello nuovo di Via Romolo Gessi. Ben 5 le nuove bocciofile realizzate, in Via Bellono e in Via San Marino sono già finite, mentre i lavori sono partiti per la barracca in Via Tintoretto, la Gaidano in Via Modigliani e la bocciofila di Parco Rignon. Abbiamo anche realizzato dei progetti innovativi, uno per tutti la mappatura del